Buongiorno. Grazie di aver accettato il mio invito. Andrea Campioli è professore ordinario di tecnologia dell'architettura presso il Dipartimento ABC ed è anche coordinatore del corso di studi in progettazione dell'architettura. Grazie Laura, è per me oggi un grande piacere essere qui e avere occasione di portare la mia esperienza sul campo, sia come formatore che come progettista della formazione. Un'esperienza che deriva ormai da molti anni di insegnamento e da un lungo periodo come coordinatore del corso di studio. Il nostro dialogo di oggi ha l'obiettivo di offrire una prospettiva su problematiche e potenzialità rispetto all'insegnamento della tecnologia, con particolare riferimento allo sviluppo della fase esecutiva del progetto. Oggi viviamo in un momento di rapida trasformazione degli strumenti della progettazione e della costruzione, grazie alla diffusione delle tecnologie digitali, in compresenza con metodologie ancora artigianali. Ritieni sia importante trasmettere agli studenti un seppur sintetico quadro delle dinamiche del contesto rispetto al mondo della produzione di progetto e prodotto, ossia le cosiddette tecnologie invisibili dell'architettura? E se sì, in che modo? È vero, il progettare e il costruire stanno vivendo un periodo di grandi trasformazioni, ma a differenza di altri ambiti dell'agire umano, le nuove conoscenze non sostituiscono quelle consolidate, ma piuttosto vi si sovrappongono e si confondono con esse. Le nuove tecnologie non sostituiscono le vecchie, l'immateriale non sostituisce il materiale. Come sostiene Luciano Floridi a proposito del rapporto tra analogico e digitale, dobbiamo imparare a vivere come le mangrovie, che sanno sfruttare le caratteristiche dell'acqua salata e dell'acqua dolce, traendo il massimo vantaggio proprio dall'ibridazione di due diversissimi ambienti. Ed è proprio dalla capacità di muoversi in un contesto ibrido che deriva la loro forza. La stessa cosa per il progetto. La possibilità di simulare il comportamento delle cose prima di costruirle, la possibilità di avere a disposizione in tempo reale informazioni che in passato necessitavano di un'onerosa attività di ricerca e di analisi, oggi consente di conoscere meglio gli oggetti sui quali lavoriamo e di operare su di essi con una maggiore consapevolezza. Il digitale non uccide il reale, ma in qualche modo ne restituisce una versione aumentata, che mette il progettista, ma in generale tutti gli operatori del settore, in una posizione di vantaggio rispetto al passato. Per gli studenti diventa importante acquisire la capacità di muoversi in questo ambiente ibrido fin dalle prime esperienze progettuali. Per far questo occorre imparare a utilizzare gli strumenti che permettono di trattare la dimensione digitale delle cose, ma allo stesso tempo occorre un grande sforzo per imparare a conoscere la realtà concreta, come sono fatti gli edifici, quali sono i processi e le persone che consentono di trasformare un'idea in architettura. Sul fronte del digitale, gli studenti stanno imparando a muoversi in modo più rapido rispetto a quanto possiamo fare noi con la didattica. Peraltro, in questi anni ci siamo attrezzati con moduli didattici dedicati al potenziamento delle cosiddette soft skills, che vanno proprio in questa direzione. Il fronte della conoscenza delle cose nella loro realtà fisica e nella loro concretezza processuale costituisce invece un punto debole nella formazione dell'architetto ancora oggi. E su questo punto penso si possa e si debba lavorare ancora molto. Attraverso il potenziamento e la qualificazione delle attività di tirocinio, attraverso un avvicinamento degli studenti al cantiere, e in questo senso abbiamo presentato una proposta di ricerca nell'ambito del programma Polisocial finalizzata all'attivazione di cantieri scuola per la riqualificazione dei beni confiscati che vedono proprio il coinvolgimento dei nostri studenti, ma anche attraverso la semplice riscoperta della centralità delle implicazioni costruttive nella pratica del progetto, che è appunto uno degli obiettivi fondamentali di questo MOOC. L'interazione con gli interlocutori del mondo della produzione, i problemi del controllo della qualità procedurale del fare architettura, sono temi importanti. Ritieni che possano stimolare la presa di coscienza di un ruolo attivo e di responsabilità civile e intellettuale negli studenti e poi come neolaureati? Il settore della tecnologia dell'architettura, così come altri settori disciplinari attivi nei percorsi formativi nell'ambito dell'architettura, si è sempre speso generosamente per portare all'interno della didattica l'esperienza di chi opera nel cantiere e più in generale nell'industria delle costruzioni. Per
Dal mio osservatorio posso affermare che gli studenti apprezzano sempre questo bagno di realtà, perché hanno modo di vedere le problematiche del progetto da un punto di vista differente rispetto a quello che proponiamo noi docenti. Anche se in modo non consapevole per gli studenti, questi contatti aprono finestre sul mondo che li attende e consentono loro di collocare l'attività che svolgono all'interno dei corsi in una giusta prospettiva, quella della formazione di un intellettuale chiamato a farsi interprete dei bisogni della collettività attraverso il pieno controllo di un complesso processo realizzativo all'interno di un determinato contesto sociale ed economico. Quali possono essere gli ostacoli all'insegnamento di questi temi? Penso che vi siano due ostacoli contrapposti. Da un lato quello di una visione estetizzante del progetto. Ancora oggi troppo spesso accade che gli aspetti costruttivi vengano considerati a valle del processo decisionale in una logica rigorosamente sequenziale, dove il come costruire viene dopo la forma di quello che deve essere costruito. L'altro ostacolo è costituito da una visione meramente tecnico-procedurale del progetto. In questo caso, il problema deriva da una sorta di determinismo tecno-economico, all'interno del quale tutte le decisioni sembrano derivare da ragioni organizzative. Molti progetti di trasformazione urbana di grande dimensione soffrono oggi proprio di questo problema. Anche in questo caso si viene a creare una netta separazione tra momento ideativo e momento realizzativo, che contraddice il carattere necessariamente dialogico e ricorsivo dei due momenti della progettazione e della costruzione. A partire da queste due visioni distorte, è un'impresa talvolta ardua trasmettere agli studenti la piena consapevolezza della loro responsabilità civile e intellettuale. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla proliferazione nei media di video e filmati sulla costruzione, di veri e propri programmi TV sulla riqualificazione e costruzione di edifici e anche alla sempre più pervasiva presenza di prodotti e sistemi per l'edilizia anche nei social. Quali rischi e quali vantaggi possono comportare rispetto all'insegnamento della tecnologia dell'architettura? Il vantaggio della diffusione mediatica dell'intera complessità progettuale che sta dietro ogni trasformazione dell'ambiente costruito, dalla ristrutturazione di un alloggio alla grande opera infrastrutturale, risiede nel fatto che finalmente vengono messe in evidenza quelle implicazioni costruttive del progetto che per lungo tempo sono state negate o nascoste. Credo che la diffusione mediatica possa contribuire in modo significativo alla formazione di una cultura diffusa della dimensione tecnica del costruire e questo può certamente stimolare l'interesse degli studenti ad approfondire aspetti considerati a lungo marginali. Ci sono però due rischi. Il primo risiede nella banalizzazione di un'attività complessa nella quale la connessione tra dimensione ideativa e dimensione realizzativa è di vitale importanza e dove spesso viene restituita in modo semplicistico l'attività del cantiere, che è l'esito del contributo convergente di moltissimi operatori. Il racconto della realtà è spesso troppo distante dalla realtà raccontata, con inaccettabili riduzioni per quanto riguarda le attività e i ruoli degli operatori coinvolti. Il secondo rischio è quello dell'infodemia, ovvero il rischio di un eccesso di informazioni, talvolta di dubbia autorevolezza, che rende complicato agire con piena consapevolezza anche per chi è dotato di una certa esperienza. Per gli studenti sta diventando davvero difficile orientarsi tra le tante informazioni che si hanno facilmente a disposizione. In questo contesto, l'insegnamento della tecnologia dell'architettura è chiamato a una profonda trasformazione. Più che rinsaldare la conoscenza relativa ai materiali, alle tecniche costruttive e alle modalità che presiedono alla loro messa in opera, si deve mirare a far prendere coscienza delle ragioni che nel progetto possono orientare la scelta dei materiali e delle tecniche costruttive. Oggi, più di quanto non abbia fatto in passato, l'insegnamento della tecnologia dell'architettura deve cioè condurre gli studenti alla comprensione nella pratica del progetto dell'ineludibile rapporto tra dimensione ideativa e dimensione esecutiva. Grazie Andrea di averci offerto il tuo punto di vista. È stato un piacere, grazie a te per l'opportunità.